Inizia la puntata con l'entrata dei tonisti. Maria subito nota che Teresa Langella sta piangendo e gli chiede come mai. Lei spiega che le sue lacrime sono dovute alla reazione dei suoi corteggiatori quando gli è stato detto che non venivano portati in esterna. Allora Maria dice: Teresa, esci dallo studio con Gianni, faccio vedere questo filmato e poi dopo rientrate. Teresa e Gianni escono dallo studio. Maria fa entrare i suoi corteggiatori, ovvero Antonio Morriconi, Pierpaolo Petrelli e Andrea Da Corso, e gli dice: Teresa momentaneamente non è presente in studio perché vuole che voi vediate una cosa non in sua presenza. E parte così un video dove vediamo Teresa che ascolta le telefonate che la redazione fa ai suoi corteggiatori per comunicargli che non sono stati portati in esterna. Tutti i corteggiatori reagiscono in modo simile alla comunicazione. Andrea dice che così ha dimostrato di essere una ragazzina, che prima gli dice di iniziare ad avere fiducia e poi interrompe non portandolo in esterna. Pierpaolo dice che lui non ha avuto modo di dimostrare niente essendo usciti insieme solo una volta, infatti Teresa con lui non ce l'ha più di tanto, lo giustifica perché è da poco tempo che la corteggia. Luca reagisce male, dicendo che questa è la dimostrazione che conferma il suo pensiero, ovvero che lei non è interessata a lui, quindi dice: mi elimino la prossima puntata, non sarò presente. È stato l'unico che oggi veramente non era presente puntata, e Teresa dice di essere un po' dispiaciuta però apprezza perché è stato corrente. Antonio invece dice di esserci rimasto male per la questione mamma-figlio, ovvero che più di una persona ha detto che Teresa gli fa troppo da mamma e lui vorrebbe chiarire questa situazione. Il fatto che non sia stato portato in esterna lo fa arrabbiare e quindi si vuole eliminare. A Teresa queste reazioni non sono andate bene perché si aspettava che almeno uno avesse detto: ho voglia di vederla subito, se lei non mi vuole vado a casa sua. Quindi Teresa crede che siano tutti lì per un altro fine e non per conoscerla. In studio ci sono tutti i corteggiatori tranne Luca. Lei dice di essere dispiaciuta per l'assenza di Luca, ma che ad oggi è quello più coerente perché ha mantenuto la sua parola mentre gli altri, nonostante abbiano detto che si fossero eliminati, sono tutti lì. In maggior modo si arrabbia con Andrea perché al momento, secondo me, è quello che le piace di più, e lo dimostra il fatto che solo con lui si è arrabbiata davvero e forse da lui si aspettava qualcosa in più, però è convinta di non piacergli, forse perché crede di non essere all'altezza, si sente molto inferiore rispetto a lui, e gli fa pensare ciò anche il fatto che Andrea su Instagram ha commentato varie foto di belle ragazze. Ma lui specifica che quelle ragazze sono delle modelle che fanno parte della sua agenzia e la stessa dice a loro di commentarsi le foto fra di loro su Instagram. A proposito di ciò, la Langella dice: ad oggi penso che al tuo fianco tu voglia una donna del genere, composta, bellissima, una modella, una persona completamente diversa da me. Sì, io sono fatta così e mi piace stare con le scarpette, piace stare col mollettone nei capelli perché io nella vita reale sono così, però se mi porti in un ristorante chic, sì, è vero, posso stare solo 20 minuti perché poi mi viene l'ansia. Però ci so stare, ed è questo discorso che fa capire quanto sia insicura e quanto interesse ha nei confronti del corteggiatore. Allora Maria gli chiede: Teresa, ma cosa ti sei messa in testa? Che lui è il principe azzurro con il cavallo bianco? E lei dice: no, io so che lui non è un principe azzurro, anzi il contrario, però qui lo vedo impostato, finito, e ad oggi penso che lui si sia dichiarato per me, perché con Mara face solo un'esterna, che andò bene, poi litigavano spesso. La tronista tra le lacrime continua il suo discorso dicendo: io ho bisogno di un amore vero, ho bisogno di amare e di essere amata, non mi servono i social, le telecamere, la vita reale è un'altra. Poi esce dallo studio perché ha una crisi d'ansia, Antonio esce anche lui ma lei chiede di stare da sola perché non vuole peggiorare l'ansia e si preoccupava anche dei genitori perché ha detto che non vogliono che lei prenda troppo a cuore questo programma. Quando rientra infatti, dice che i genitori gli dicono sempre: non mettere troppo cuore, ricorda che quella è televisione e non tutti vanno lì con le tue stesse intenzioni. Ad oggi lei infatti pensa che i suoi corteggiatori stanno lì per farsi vedere, quindi decide di eliminarli entrambi. Andrea perché è convinta che lui sia falso, che sia lì giusto per le telecamere perché è troppo impostato, mentre ad Antonio crede nel suo interesse però non si trovano, dice di essere sempre lei a dover fare, dimostrare e prendere iniziative. Antonio ci rimane male e dice di avere veramente interesse per lei e che molto spesso non dà grandi dimostrazioni perché non è sicuro di piacergli. Allora la padrona di casa chiede a Teresa se vuole ancora eliminarli e lei dice: di pancia sì, sento di eliminarli. I due, dopo averlo ribadito, Gianni si alzano e vanno via, Pierpaolo resta perché ha avuto poco modo per conoscerlo. Si passa al trono di Andrea Cerioli.
Mandano un filmato dove vediamo Valeria Marini in una campagna in cerca del luogo per la festa di fidanzamento del tronista, che a tal proposito ha detto alla bella bionda di organizzarla ovunque ma non in campagna. Si torna poi in studio e la De Filippi ci dice che per Andrea sono scese altre ragazze. Vediamo infatti un filmato dove vediamo brevemente le ragazze scese per lui. Sono una trentina ma lui non le tiene tutte. Però tra queste ragazze ci sono le tre con cui farà l'esterna ma di cui ne vedremo solo una. Della ragazza in questione scusatemi ma non ricordo il nome, a differenza del tronista, che a quanto pare gli piace non poco. I due escono sono in un bar, lei gli chiede come mai l'abbia portata in esterna e lui gli dice esplicitamente, sei bella, hai un bel sorriso e dei bei occhi. Andrea appare abbastanza in imbarazzo, si incamminano per una passeggiata e si siedono poi su una panchina dove lui gli dice, se fossimo al di fuori sarei più a mio agio, sono un po' in imbarazzo, lei, in che senso? Cosa faresti? Lui, vabbè ovvio sarei più tranquillo, poi guarda caso siamo seduti sotto una pianta di limoni e sorridono, lei si avvicina e lui con il suo sorriso timido dice, no dai non ti avvicinare, e lei, perché non posso? Lui, certo puoi fare quello che vuoi, poi il tronista dice, vabbè dai meglio, che vada, ma prima di salutarsi veramente si danno tre quarti baci di saluti perché ogni volta si girano per guardarsi. In studio Andrea dice che gli piace, e si vede, Maria chiede alla ragazza com'è stata e se ha deluso le sue aspettative e lei dice di essere stata veramente bene che ha superato le sue aspettative. Maria gli chiede a lui se vorrebbe ballare con lei ma dice di essere un legno, allora la conduttrice lo chiede a lei ma lei dice no piuttosto ballo con Gianni, allora Andrea si alza e la prende a ballare. A mio avviso questa ragazza, piace ad Andrea perché oltre ad essere esteticamente una bella ragazza, lo contraddice, lo sfida in ogni e la dà vinta in niente. Per ora abbiamo visto poco, ma si vede che è una che ci sa fare. Una delle sue tre esterne Andrea la fa con Arianna, che non abbiamo visto, però la ragazza dice che non è andata proprio bene, ma il tronista non è d'accordo, dice non la butterei questa esterna, è stata carina e Arianna dice, scusami Maria ma ti pare normale? Che un ragazzo alla prima esterna ti dice il tatuaggio in gola fa sesso? Tutti scoppiano a ridere, Maria dice effettivamente alla prima uscita è forse un po' troppo e la ragazza dice, Maria saranno stati tutti gli spritz bevuti allo spè e date che gli hanno fatto impazzire l'ormone. Si passa al trono di Ivan Gonzalez, Ivan porta in esterna nuovamente Barbara e Sonia, però vediamo solo l'esterna con la prima. Lui dice di averla riportata perché in lei ha visto qualcosa che non vedeva da tempo in una ragazza. A te, quando sorridi, ti sorridono gli occhi, la ragazza si dice contenta di questo suo pensiero ma lo gela in un attimo, la mia pancia mi porta di là, sono attratta da Andrea. Il tronista essendo alquanto permaloso inizia a commentare non in modo positivo il suo antagonista al che Cerioli chiede di bloccare l'esterna, e si scagli contro lo spagnolo, e gli dice, Ivan hai rotto i maroni, dietro vieni in camerino mi saluti, fai il carino. Poi in ogni esterna parti subito e spari a zero, a me le persone con la doppia faccia non mi piacciono quindi, se ti sto sul cadime non parlare più, Ivan avendo difficoltà con l'italiano, dice di non capire, vabbè andiamo avanti dice Maria fa partire l'esterna da dove era fermata, i due ragazzi fanno un brindisi e termina con il tronista, che dice, sono sicuro, che dopo essere uscito con lui, ritorni da me e lei dice, ci piace questa sicurezza. In studio Barbara prende subito la parola e dice di aver preferito essere sincera in primis con se stessa e poi con i tronisti, che hanno altre bellissime ragazze e per loro non vuole perdere e far perdere tempo, e se non dovesse interessare al bolognese è pronta ad andare via. Andrea dice di apprezzare e che può restare per lui, Ivan chiede se resta per entrambi ma lei dice solo per Andrea ma non ha voluto precludersi l'opportunità di conoscere anche lo spagnolo. Esterna Ivan e Jennifer Casula, sono in un bar, i due si raccontano, e scoprono che entrambi hanno fatto dei sacrifici per la famiglia essendo stati abbandonati dai papà, la ragazza piange e si emoziona, Ivan dice di essersi trovato veramente bene con lei e non si aspettava una persona del genere, è bella, simpatica e buona, è una ragazza completissima, a fine esterna lui gli fa recapitare un bigliettino con scritto, non pensavo fossi così, mi hai sorpreso, anche lei si dice felice di lui. Si passa al trono di Lorenzo Riccardi, fanno ingresso le sue corteggiatrici Claudia Dionigi ed Alice, ma si inizia a parlare ancora una volta di Giulia Cavaglià, dopo la settimana scorsa che ebbe quella reazione alla comunicazione, che non fu portata in esterna, Lorenzo la manda a quel paese per le offese che lei gli fece, la redazione glielo comunica nuovamente e lei dice di non voler più venire in puntata, ma oggi, solo per la redazione, è venuta, prende parola il tronista, chi le spiega? Io ho avuto rispetto per te ed il tuo impegno di lavoro, tu
tu devi capire che qui dentro non ci sei solo tu, quindi io non sono obbligato a portarti in esterna e tu devi rispettare le mie decisioni come io ho rispettato il tuo impegno lavorativo. Lei dice che non accetta il tutto perché se fosse venuta in puntata lui l'avrebbe portata in esterna e lui continua a ribadirle, non sei l'unica qui. Lei si arrabbia ed uscendo dallo studio gli dice, ammazzati, al che il tronista risponde, ammazzati tu. Lorenzo le dice, guarda che io non ti vengo a riprendere sappilo e lei va via dicendo, ma tranquillo, che non torno. Appare sullo schermo Giulia e i due provano a parlarsi ma continuano a litigare quando Giulia dice, io ho detto quelle cose perché ero arrabbiata ma veramente le penso, Lorenzo gli dà della cretina ed efficiente. La ragazza rientra e Lorenzo dice, vedi Maria se la tratti bene non rientra se la tratti male, rientra. Ma i due finiscono nuovamente per litigare e Lorenzo dice che non l'andrà a riprendere. Fanno vedere poi l'esterna con Claudia Dionigi, gli fa arrivare un biglietto con scritto, io non sono portato per organizzare le esterne quindi pensaci tu, firmato il Cobra, lei gli dà del Cogge ed ecco che arriva il tronista in un furgoncino e vanno in giro. I due si divertono molto, poi si fermano e si siedono su una panchina, non mancano i momenti di coccole, e lui confida alla Romana di aver parlato di lei alla mamma, e cosa gli hai detto? Chiede lei e lui risponde, che con te sto bene? Si sfiorano più volte, si abbracciano e poi si salutano, ma poi Lorenzo torna indietro e dice, Cla mentre facevamo l'esterna mi ha scritto mamma, ti devo far vedere e gli mostra il suo cellulare dove la mamma gli scrive, carina Claudia. Lei felice dice di ringraziarla e si salutano con un bacio a stampo. Lorenzo in studio dice che con lei sta davvero bene, lei è la classica amica, moglie, amante, con lei mi diverto molto, il suo modo di fare e di essere la rende bellissima. Bellissime sono le parole che il tronista spende per la bionda Romana, ma io personalmente non credo a tutto questo interesse di Lorenzo, o meglio, sicuramente sì lo fa star bene ma fisicamente non lo attrae e poi lui oggi ha affermato, dopo che Maria gli ha chiesto più volte, che fai con Giulia? Lui ha detto che è combattuto se andare o no a riprenderla, però non lo farà ed è consapevole, che a lui piacciono le stronze, che lo inculano e Claudia gli dice, guarda che io qua non sono fessa e lui dice, sì sì lo so e sorride. Si passa al trono di Luigi Mastroianni. Luigi ha eliminato Antonella D'Agostino, lo vedremo su IT perché non lo ha fatto in studio. Entrano le sue corteggiatrici Irene, Elisabetta Guido ed un'altra ragazza. Si parte dall'esterna di Elisabetta, che se nella prima esterna ha affermato di non volerlo abbracciare perché era la prima uscita, oggi sembrava un'impossessata, era molto sciolta. Luigi gli manda un messaggio con il cellulare della redazione, stasera fatti bella, che passo a prenderti. Sono a cena, iniziano a parlare di Irene e lei dice che secondo lei la rivale è lì per business, il tronista si dice in parte d'accordo, i due escono fuori e Luigi gli dice tu hai molte caratteristiche della donna, che voglio al mio fianco, lei impazzisce, da un urlo e dice, ma davvero? Si abbracciano e restano fronte e fronte lui dice di stare bene con lei si toccano naso e naso ma non scatta il bacio. In studio c'è subito un battibecco tra le due corteggiatrici, e quando Irene dice, ah, io sono qua per le telecamere, tu perché sei qua? Solo per lui certo interviene subito Luigi dicendo ad Irene, e tu perché sei qua? E lei risponde, per interessi potrebbe sembrare una risposta ambigua ma lei ha fatto intendere che è lì non solo per Luigi ma comunque anche il contesto non gli dispiace. Maria fa notare ad Irene, che la cosa grave è che nell'esterna Luigi era d'accordo sul discorso business e il tronista interviene dicendo che per lui Irene vuole fare Giulia De Lellis, cerca di imitarla e che pure in esterna fa la buffona, fa le battute e guarda se i cameraman o la redazione ridono alle sue battute. Lei dice io sono così, sono solare e allegra, se vuoi una morta io non lo sono e Luigi dice se sei solo questo, ovvero buffona puoi andare via, Irene dice credi che sono buffona lui dice sì lei ok si alza, saluta e se ne va. Anche qui mentre Luigi continua a parlare di lei, compare il suo viso sullo schermo allora Maria gli chiede se può rientrare perché è ridicolo parlarsi attraverso lo schermo stando ad un metro di distanza. La corteggiatrice rientra ma i due continuano a litigare quando Luigi accusa lei di voler solo farsi vedere lei prova a giustificarsi e Maria gli chiede, allora che facciamo? Luigi resta sul suo, se è solo questo può andare via Irene dice, non sono solo questo Luigi. Non se ne va e certo altrimenti Giulia De Lellis 2.0 come la fa Irene, se pensi questo io non ho problemi ad andarmene si alza saluta di nuovo e va via. Il pubblico urla, no e Luigi sbrocca dice, che sia chiaro io non farò una scelta televisiva o solo per il pubblico, io sceglierò chi voglio. Tina felicemente d'accordo saluta, esterna Luigi Irene,
Lei lo aspetta all'aeroporto e quando lui arriva gli dice: ti ho spostato il volo, parti questa sera, oggi stai con me. Lui sorpreso l'abbraccia e vanno al mare. Iniziano a parlare della rivale Elisabetta, la romana crede che i due non stiano affatto bene insieme, è una mia sensazione, dice. Luigi le chiede se la teme e lei risponde: no, per adesso no, ma se ti piacciono le ricce dimmelo, che pure io lo sono una finta riccia, mi faccio due ricci ed è fatta. Lui: nono, sei bella così? E tra una risata e l'altra Luigi dice: secondo me tu hai capito che mi piace, e inizia a fare la fenomena. E lei: io, con questa faccia da paraculo, che mi ritrovo? Lui: sì. Si alza e si salutano. Durante la puntata ci sono stati vari balli e in uno di questi Andrea entra e prende a ballare Teresa. A fine ballo Maria chiede cosa gli avesse detto e lui risponde: volevo spiegargli la mia posizione ma non è servito, non ha cambiato idea. Ringraziamo il sito di Newsweb, dove troverete queste e molte altre anticipazioni dettagliate sulla registrazione.